per me importante, almeno la cosa che mi preme e mi premeva insomma raccontare qui è come in realtà esistono diverse forme di comunicazione. E una delle cose interessanti è che mi piace insomma ricordare è che Leonardo da Vinci diceva, quindi uno dei più grandi pittori del Rinascimento, cioè uno che usava la pittura, la materia, cioè diceva che la pittura, quindi ciò che viene rappresentato, è concetto. Appunto questo magazine complesso, articolato, che si chiama Vanta, senza alternativa, parteciperanno a questa chiacchiera Alessio Trabacchini, Mario Sammarone, Enrico, Simone, Enrico Delia, Simone Zò, che sono, Mario Sammarone è uno degli autori dei racconti inclusi dentro VAT, mentre Simone ed Enrico due degli illustratori che hanno preso parte al progetto. Innanzitutto è una rivista che raccoglie storie, racconti di autori giovani o esordienti o che comunque non fermati e illustrazioni, e proponendo un editing forte. Un limite ben posto, ragionato, ti costringe a esplorare un campo che non conoscevi, cioè nel senso rispetto all'infinito che ti blocca, una delimitazione. Quindi la prima cosa è stato questo rapporto caratterizzato questo editing forte che manca appunto di base nell'autoproduzione. Questa esperienza molto piacevole di confrontarsi del materiale, di lavorare insieme per una cosa che doveva essere bella, insomma. Dico che in realtà uno più uno fa tre, cioè nel senso, vi spiego, narrazione più illustrazione, se la narrazione segue l'illustrazione fa uno più uno fa due, se la narrazione non segue l'illustrazione e viceversa, scambiando i ruoli, cioè l'illustrazione non segue ovviamente la narrazione, secondo me fa tre, perché il terzo elemento lo mette il fruitore, cioè chi guarda